Inter, risentimento al polpaccio destro per Bastoni. Il difensore nerazzurro lascia il ritiro azzurro e verrà sottoposto a ulteriori approfondimenti. Brutte notizie per l'Inter dal ritiro della nazionale in vista delle sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. Questa mattina Alessandro Bastoni è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il difensore nerazzurro rientra a Milano e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti da parte dello staff medico del club nerazzurro. C'è il grosso rischio che Bastoni possa fermarsi per un mese. Di sicuro salterà il big match contro la Juve, in programma domenica 26 alla ripresa del campionato. Ad alto rischio anche la sfida del Maradona contro il Napoli del 3 dicembre. Un infortunio per parte. Dopo lo juventino Manuel Locatelli, alle prese con l'infrazione di una costola e che sta provando con tutte le sue forze a recuperare in tempo, stavolta è toccato a un calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è da ritenersi out per il derby d'Italia, la super sfida tra le prime due in classifica in programma domenica 26 novembre allo Stadium. Inoltre, è da considerare out pure per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, decisive per la qualificazione dell'Italia a Euro 2024. Dopo il problema accusato nel corso della seduta del giorno precedente, Bastoni è stato sottoposto a esami al polpaccio destro, che hanno evidenziato una lesione. Non un semplice affaticamento muscolare, insomma, ma qualcosa di più serio e che costringerà il difensore a uno stop più lungo rispetto a quanto preventivato. Bastoni salterà la super sfida con la Juventus e, molto probabilmente, pure la trasferta di Champions in casa del Benfica e l'altro big match di campionato contro il Napoli dell'ex Mazzarri. Bastoni si è fermato nel corso dell'allenamento di mercoledì.